Il centenario della nascita di Aldo Moro è stato ed è l'occasione per parlare anche della sua vita. Convegno di oggi, così come la mostra che inauguriamo, ecco, è dedicata ad un aspetto particolare e molto importante dell'azione politica di Moro, e cioè il contributo da lui dato all'Assemblea Costituente. Era sua convinzione che la politica dovesse ascoltare quanto si muoveva nella società, almeno sforzarsi a comprendere, ad essere disponibile, a cambiare se stessa, perché bisognava includere e rappresentare anche le inquietudini e le istanze che salivano dal profondo del paese. Moro svolge un lavoro veramente significativo nella Commissione, contribuendo non poco alla definizione degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione. Al contrario di altri costituenti democristiani, egli si dimostra aperto alla formula proposta da Togliatti, ad esempio, dalla Repubblica Italiana come Repubblica di lavoratori, pur preferendole quella di Repubblica fondata sul lavoro e sulla solidarietà sociale. Interviene inoltre con costanza sulla tematica dei diritti e del principio di uguaglianza, principio che individua come chiave di volta del nuovo Stato democratico. E non si può conoscere l'Italia di oggi senza impadronirsi della sua storia. E allora di questa storia Aldo Moro è stato un protagonista di primo piano, e lo è stato grazie alle sue idee e anche alla sua capacità persuasiva.